Porta aperta l'azienda ospedaliera universitaria senese per la 10ª edizione della Giornata Mondiale del Rene. Giovedì 8 marzo dalle 9 alle 12 il l'UOC Nefrologia, Dialisi e Trapianto, diretta dalla dottor Guido Garosi, aderisce all'iniziativa con una mattinata dedicata a consulenze gratuite e incontri formativi per cittadini all'interno degli ambulatori e del day service situati al 7º piano del 3° lotto del Policlinico Santa Maria Le Scotte. Si tratta di una iniziativa internazionale promossa dalla European Renal Association, con il supporto della SIN, Società Italiana Nefrologia, e della FIR, Fondazione Italiana del Rene, volta a favorire la prevenzione delle malattie renali, come sottolinea il dottor Guido Garosi. La prevenzione è importante soprattutto perché le patologie renali, che sono moltissime, sarebbero tante, un elenco forse troppo lungo per essere trattato in questa sede. Il problema che le accomuna è che di solito non danno sintomi e quindi sono un killer silenzioso, e da questo punto di vista bisogna accorgersene in tempo andandole a cercare, perché se aspettiamo la sintomatologia di solito interveniamo tardi. È proprio per questo che la prevenzione ha un ruolo fondamentale. Da questo punto di vista abbiamo un'offerta completa che in sede aziendale offre il trapianto di rene, offre una diagnostica completa delle glomerulonefriti e delle patologie renali in generale, offre un follow up personalizzato per il singolo paziente che fa capo direttamente alla struttura della nefrologia, e chiaramente in questa maniera possiamo controllare la patologia renale. Nei casi in cui ovviamente non è possibile farlo, possiamo offrire tutte le metodiche dialitiche, sia domiciliari sia intraospedaliere, e comunque in queste situazioni di patologia non dominabile il nostro target principale è appunto il trapianto, che possiamo fare sia da vivente sia da donatore cadavere, e possibilmente quando il paziente la dialisi non l'ha ancora iniziata, in modo tale da potersi trapiantare evitando del tutto la necessità di terapia dialitica. L'accesso potrà avvenire liberamente in assenza di prenotazione o richiesta formale, e la consulenza sarà gratuita.